Benvenuti in questo nuovo episodio di Donkey Kong Mario più Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure. Andiamo. Allora, vediamo un po' qui tutto quanto. Comunque non farò mai un intro del genere. E siamo davanti al capitolo 2, interessante, ma in realtà non spawniamo qui, spawniamo, per l'esattezza raccogliamo le banane, già mi sono potenziato, ho subito un crash, spawniamo qui, quindi adesso facciamo così e andiamo, perché qui c'è una cosa da osservare. La leggenda vuole che il pirata Barbanera sia naufragato qui. Dicono che il suo fantasma prepari i dolci alla banana nelle notti di luna piena. Sì, ho letto barba nera quando era banana nera. Barbanana. Quindi, let's go. Ma adesso affronteremo dei nemici molto antipatici. E qui c'è un pezzo di lavatrice. Attenzione! Gaspo, un pezzo di lavatrice. E sembra anche importante. Presto, prendiamolo. Ok. E te pareva che dei rabbits prendessero il nostro coso? Ok. Collezionista, accumulatore compulsivo. E dobbiamo sicuramente prenderlo. Recupera i pezzi di lavatrice. Allora, bisogna capire come prendere questi furfanti. Questi tipi sono i collezionisti, rubano qualsiasi materiale scintillante o metallico, inclusi i pezzi di lavatrice. Ovvio, sconfiggiamo i collezionisti per recuperare i pezzi di lavatrice. Sbrighiamoci prima che il nemico ce li rubi. Ma se già li hanno presi. Se non recuperiamo tutti i pezzi di lavatrice, non solo saremo bloccati qui in eterno, ma invalideremo anche la garanzia. Ok. Allora. Come dobbiamo fare? Io andrei qua. Per poi andare qua. Però allo stesso tempo no. Allora, così lo prendiamo. E se andiamo di qua, li possiamo colpire. Quindi. Ok. Ecco come funziona la sua abilità. Proverei di fare così. Quindi, let's go. E ok, mi è lato. Ora, la banana lo può colpire. Mamma mia, ragazzi. È OP. Vediamo questo ritmo magnetico. Attira i nemici, quindi let's go. Samba? Ok. Mamma mia, quanto danno gli possiamo fare? Allora, proviamo così. E gli facciamo tanto di quel danno. La banana è OP. Let's go. Ok. Poi facciamo una sorta che va così. Gli facciamo abbastanza danno, eh. Quello lo eliminiamo. Ok, allora, mo lui, però così forse è meglio. E let's go. E nel frattempo iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Nel frattempo attiviamo l'occhiataccia e lo scudo magnetico.
Ok, loro che fanno? Ok, si nascondono nei barili. Mamma mia! Abbiamo recuperato subito i cuori. Ora, cosa molto importante da sapere è se facciamo così, facciamo un sacco di punti. Perché? Ma va. Li blocchiamo. Ti prego. No. Non tanto. Però. Esatto. Immaginavo, eh. Allora, se noi andiamo qua. Poi facciamo così. E poi, mamma mia, che strategia. Ok. Allora, gli facciamo abbastanza danno? Abbastanza. In più lo avveleniamo, quindi perfetto. Lui se ne andrà via di nuovo. E praticamente viene verso di noi senza fare niente. Ma quanta distanza ha? Allora, noi facciamo così. Lo possiamo prendere, attenzione. Andiamo da questa parte. No, facciamo così. Poi praticamente lo lanciamo qui. Possiamo fare questa cosa? Ma è OP Donkey. Ok. È fatto. Il primo pezzo di lavatrice l'abbiamo preso. È turno dei nemici. Ok, dobbiamo stare attenti che non ci prendano quell'altro pezzo di lavatrice, eh? Perché è molto importante che non ce lo prendano. E poi che fa? Ok, allora, se facciamo così, possiamo prenderlo. Meno male. Teoria. Possiamo fare qualcosa del genere. Ci congela, però ugualmente lo prendiamo, eh. Attenzione perché noi ci abbiamo comunque il coso. Ok, facciamo. Ah, non abbiamo attivato il salto curatore. Vero. Però a noi ci interessa che lui stia buono. E poi possiamo fare così. Ce l'abbiamo, eh. Allora, ci attiviamo il sonno. Ok. E in più, faccio veleno, dai. Ok. Turno dei nemici. Ok, lui non si può muovere come immaginavo. E in più. Ok. Perfetto. No, posso colpire. Vero, posso pure prendere gli avversari, ma non mi interessa a me. Basta che li sconfiggo. E let's go. Ok.
Oh no. Oh no. Vabbè, l'importante è aver recuperato i pezzi, poi chi se ne frega. Perfetto. Abbiamo recuperato i pezzi, spero di aver fatto nel turno consentito. Vediamo un po'. Sì, 4 su 9. Mamma mia, quanto siamo diventati abili. Ok, perfetto. Adesso io direi di andare al turno successivo. Prendiamo tutto quanto. Eppure la banana multipla. In più osserviamo col forziere pieno di banane una piovra interessata ad arricchire il suo giardino acquatico. Il giallo va di moda quest'anno. Non lo so, in realtà non lo so. Andiamo. Vediamo di trovare altri pezzi di lavatrice. Ok. Il nostro amico Rabbit Kong. Oh no. No, c'è il terrore di Rabbit Peach. Ragazzi, stiamo attenti. Oh no. Troppo forte Rabbit Kong. Io lo adoro. Ok, quindi sono sicuri che l'ha devastata. Ok. E se ne va. Lui sarà il boss, presumo. No. Ok. Perfetto. Devo capire cosa servono questi D. Queste D. Allora, presumo. Calmati, Rabbit Peach. Non è ancora finita. Rabbit Kong avrà quel che si merita. Ok, queste piattaforme. Gasp, Donkey Kong, guarda quelle strambe irregolarità sul terreno. Saltandoci sopra puoi compiere un balzo in avanti e raggiungere punti ancora più distanti. Perfetto, eh. Ce ne sono svariate nel campo di battaglia. Balza e supera i varchi per aumentare il tuo raggio di movimento. Ok, comunque sia, ci dobbiamo assolutamente curare. Ok. Ora, penso che Donkey Kong... Donkey Kong può fare una cosa del genere? Possiamo prendere pure questi blocchi? No, vabbè. È troppo sgravo. Ok. Mi sta bene così. Ma se io lo butto qui, faccio danno pure a lui. Quindi lo butto qua e avveleno quest'altro. No, Donkey Kong lo adoro. Ok, let's go. Penso di aver fatto bene. Inoltre facciamo veramente un sacco di danno. Ovviamente attivo l'occhiata e faccio allora, no, no, per forza così devo fare. Let's go. Ok. E in più è troppo forte, raga, ma è troppo forte. Ok, loro vengono qui e può darsi che mi fanno abbastanza male, ma danno anche qualche schiaffo. Ok, allora, mentre lui non può saltare, bisogna capire come fare. Penso che solo Donkey Kong possa usare queste piattaforme. Ora,
Se io mi metto qua, ho la possibilità di prendere l'oro. Come? Così. Ok. Tentar non nuoce. E io direi anche di lanciare un'occhiataccia. Perché no? Facciamo così. Quindi avveleniamo pure quell'altro. Mamma mia, un sacco di colpi. Ok. Let's go. E in teoria non mi prende. Quindi è buono questo fattore qui. Poi faccio così. E faccio così. Ora. Ok. Quindi ci curiamo. L'abbiamo pure pietrificato. E lui si curerà. Mamma mia, c'è una zanzara che mi dà super fastidio. Ok. Allora. Allora. Penso che la cosa migliore da fare sia questa. Ok, mi colpisce. Almeno eliminiamo lui. Poi. Facciamo così. Quindi lui sta buono. Lo addormentiamo magari dopo. Lo colpisco. Quindi mielato. E in più gli faccio questo qui. Il classico. E lo sbalzo via. Perfetto. Ora. L'unica cosa è questo. Ok, quindi lui proprio non può compiere più nulla. Abbiamo praticamente finito. Perché non ci stanno altri nemici. Quindi, let's go. Esatto. Come immaginavo. Basta. Abbiamo finito pure questo livello. Ok. Devo dire che il DLC sta procedendo abbastanza bene. E adesso andiamo verso il capitolo 4, che molto probabilmente già sarà il boss. Perché abbiamo visto che c'è il boss. Infatti. Ok, se è pulita. Perfetto. Insomma, quando hai detto che volevi mostrarci una cosa, avresti potuto essere un filo più preciso. Rabbit Kong, proprio lui, come ha fatto a finire qui? Pare anche in forma? Si vede che va in palestra. Beh. Ok, la lavatrice. Come sappiamo noi. Ok. Molto interessante. Ha buttato fuori tutti i Rabbids più Rabbit Kong, presumo. Giusto? Esatto. Praticamente essendo lui gigante e possente ha preso il controllo. Banana. Bravo. E si innervosisce. Sì. Ok, molto divertente. Una banana. Ha
assolutamente strana. Non mi dire che è diventato... più forte o più intelligente? Ok, più intelligente, datemi le banane in poche parole. E lui ha visto tutto quanto. Bene. Ehi, il pezzo principale della lavatrice è proprio al centro del nascondiglio di Rabbit Kong. Quindi, una banana? Non ho capito. E sta lì Rabbit Kong. Ok. Protetto da un esercito al riparo dietro un immenso cancello che richiede due chiavi per essere aperto. Eccellente. Come al solito saranno guardate a vista da qualche immenso bestione come da copione. Dobbiamo trovare delle chiavi. Presto. Ok. E detto ciò, noi ci salutiamo e ci vedremo domani con un nuovo episodio. Pronti? Let's go!